forte del calcio reggino dopo la mancata iscrizione in Lega Pro della Regina Calcio. Questa è una strana divisa che ricorda un po' quella dell'Atletico Madrid, un po' con il Due Torri che in fase in possesso scala a 5, ma un po' come succede appunto per tutte le dalla sinistra, schieramento in linea zona per la SD Reggio Calabria, ha tentato la soluzione in porta al fronte attacco della formazione Amaranto, calcia Mangiola però un po' troppo sul portiere, mentre c'è punizione come era successo nell'occasione precedente, stavolta c'è un cross nell'area di rigore, c'è stato il colpo di testa da parte del passaggio del compagno, incrocia adesso con Mangiola, buona l'iniziativa, adesso Bramucci va in area di rigore, va sul fondo, fermato, ma recupera ancora il compagno Mangiola, non è riuscito dopo aver superato un avversario effettuale. Proviamo quest'altra soluzione con Mangiola che va via un avversario, bene ancora Mangiola, va sul fondo, il cross deviato, c'è Bramucci che però non trova il tempo per battere in porta, si fa anticipare, recupera Dentice, propone il cross, c'è Zampaglione anticipato, Bramucci e la parata del Zampaglione che era stato anticipato, ma ripetiamo, i difensori non erano riusciti ad allontanare il pallone, adesso Zampaglione lo recupera ai limiti dell'area, il tiro da fuori e la parata in interno dell'area di rigore, è partito il cross di Mangiola sul secondo palo, rete, il vantaggio appunto della formazione regina firmato da Cucinotti, è stato Cucinotti di testa, questo è uno schema sicuramente, è arrivato sul secondo palo appunto il difensore Due Torri e poi sbucato Cucinotti che se dovesse superare il turno, ma attenzione adesso un lancio in profondità per Condomitti che scatta il cross in mezzo, il pallone è passato quasi davanti a Bramucci che comunque domenica che potranno entrare appunto per la partita, intanto c'è un lancio per Zampaglione, c'è l'uscita del portiere fuori dall'area di rigore, bravo con il colpo di testa del Granillo che per il momento la SD Reggio Calabria sta conducendo per una rete a zero, attenzione al rischio adesso con il pallone toccato. Iniziativa del Due Torri, attenzione alla cross in area di rigore, il tentativo in girata di testa, ma non ci sono problemi per il gol, la porterebbe al pareggio, 11 minuti alla conclusione, attenzione a un cross pericolosissimo, non ci è arrivato il giocatore del Due Torri che era tutto solo, ancora il pallone da Calafiore, è partito il cross, il colpo di testa del solito D'Angelo che ha anticipato tutti, ma il pallone rimane lì, esce un po' in ritardo Comandè, comunque si riesce in qualche modo a scontrarsi con il braccio sinistro, ecco il calcio di punizione battuto, attenzione è terminato a terra un giocatore amaranto. L'area di rigore dell'ASD, seguiamo questa opportunità, termina a terra un giocatore siciliano, non c'è il fallo e questo dà l'opportunità alla formazione Amaranto di ripartire, lo fa De Marco sulla sinistra, deve cercare di tenere il pallone, lo fa bene, conquista anche un calcio di torno dopo le tre sconfitte consecutive, le quattro in cinque giornate appunto per l'ASD Reggio Calabria in campionato. Eccolo il triplice fischio dell'arbitro Festa di Avellino.